Abbiamo tirata fuori. Quanti anni è che è dentro qua in garage? L'ho portata a casa nell'81-82. L'ho comprata dal reparto corse, diciamo, perché tramite l'interessamento sia del direttore sportivo del reparto corse Eugenio Saini e anche la collaborazione del direttore delle vendite dell'allora SVM, che, se la memoria non mi inganna, era un certo Piacenti. C'era la possibilità di comprarla e io l'ho comprata. Va bene, dai, allora adesso andiamo a provarla. Sentiamo cantare sto motore che ho voglia di sentirlo ancora. E l'ultima gara l'ho fatta io. Sì, come gara sì, sicuramente. Va Come gara bene. sicuramente. Gran bella moto. Poi vediamo. Proviamo a metterla in moto, dai. L'aria allora è qua sotto. Era già tirata. No, va che adesso è stata abbassata. Beh, Dai, tira. vediamo, dai, magari va. Primo colpo, dai. Che rumorino. Gioiello, la soddisfazione. Dopo tutti questi anni, non vedo l'ora di provarlo. La leva del freno non è quella di serie, veniva fatta in reparto corse, come anche le pedane. Queste erano le pedane che erano fatte per Andreini, che in quell'anno lì correva nella 500. Tre piloti, Brissoni 125, Marinoni 2,5, Andreini 500, anno 1980, i colori erano arancioni, tant'è vero che si vede telaio rosso, pedane arancioni. La pedana del freno era diversa da quella di serie perché nostra preoccupazione era che quando il freno frenava fosse perfettamente in asse con il forcellone, con il perno del forcellone. Questo cosa comportava? Comportava il fatto che anche se la sospensione lavorava, la pressione sul freno rimaneva uguale perché era concentrica al perno del forcellone. Vedi qua, sono tutte cose che solamente chi era in un reparto corse questi particolari sapeva e curava. Freddy, ma la marmitta invece è originale o era... La marmitta è originale, ha già anche qua le modifiche, diciamo, dell'80. Era stato tagliato, era stato fatto un fondello perché era stato preparato per la 6 giorni di Brioude in Francia del 1980, in modo che si poteva cambiare la lana di roccia perché il silenziatore veniva punzonato. E quindi doveva rimanere quello, si toglievano i quattro rivetti, si toglieva il fondello, si cambiava la lana e si rimetteva la cosa. Ed era a posto perché non. Per la prova fonometrica, perché Esatto, c'era la prova fonometrica. Tra l'altro su certamente. questa moto ho visto che si notano ancora le punzonature del motore, qua si vedono bene, c'è una in azzurro e una volta veniva punzonata con la vernice. Sì, anche sulla testa c'erano i forellini dove mettevano il piombo. Esatto, eccoli qua, i forellini. Su questi forellini veniva piombato. Per fare in modo che non venisse toccato niente. Esatto. Sì, poi ruote, quelle cose lì invece no, magari sono state anche cambiate, quindi non portano le punzonature, ma va bene. Era modo che gara per gara venivano revisionate tutto quello che era necessario. Quindi si può dire che il pilota si trovava ogni volta una moto nuova in tutto, tutto a posto. Ecco, era Bello un anche nostro quel compito. particolare qui sulla sella dove c'è scritto campione europeo. Quindi questa era la moto ufficiale che usava Franco Gualdi, l'ha usata in gara o era un muletto? No, no, allora, per il campionato europeo italiano del 79, Gualdi faceva la categoria 250, che poi ha anche vinto l'europeo della 250 del 79. E questa è una delle tre o quattro moto, che erano state preparate per Gualdi per fare il campionato italiano e il campionato europeo. Quindi ogni pilota aveva più di una moto.
Sì, veniva fatta una moto per il campionato italiano, una moto per il campionato europeo, una moto per la 6 giorni, più un muletto, quelle cose lì. Ma il motivo qual era? Era perché i percorsi erano diversi? No, beh, ma perché così si sapeva, per le revisioni, per tenerle a posto, per tenerle, era una prassi che avessero quelle moto lì. Più sì, in genere avevano sempre un muletto a casa per girare, per allenarsi. Qualcuno aveva anche una moto da cross magari. Franco Gualdi cosa ha vinto con questa moto? L'Europeo 250 nel 79. A fine stagione ritornavano in reparto, venivano date, lì ci pensava il Saini a dare quelle moto qua a dei piloti magari promettenti di categorie inferiori o anche magari uno che faceva il senior, ma che però correva magari con un SVM tramite i vari concessionari, che ne so, sì, sì. Cattaneo di Milano. Ma l'ultima gara chi è che l'ha fatta con questa moto? Chi mi sta intervistando? Vabbè, dai, comunque una gran moto, che è stato un piacere ancora mettere in moto oggi, provare, è sempre una gran soddisfazione, è sempre bella da guidare, nonostante siano passati 40 anni.